Grazie Presidente. Dunque, siamo finalmente arrivati in aula con questa che secondo il Movimento 5 Stelle è tutt'altro che una riforma, ma fumo negli occhi, gettato negli occhi dei cittadini, ai quali noi abbiamo spiegato nel corso delle sedute di Commissione Quinta e del gruppo di lavoro che in questa sede non sarebbero stati trattati quei temi di interesse specifico della collettività e che qui sono stati citati più volte da interventi della maggioranza e dell'opposizione. Peccato che non siano i contenuti di questa riforma, che è una riforma, a me dispiace che la consigliera Castellano abbia fatto questa affermazione, probabilmente vale per Patto Civico e vale per il PD, ma non per il Movimento 5 Stelle. Non l'abbiamo affatto pensata insieme, perché l'iter legislativo che ha portato alla formazione di questo testo che oggi discutiamo in aula e che abbiamo emendato in seduta di Commissione Quinta è a nostro parere del tutto irregolare ed anomalo, in quanto il gruppo di lavoro ha iniziato a lavorare sull'articolato degli abbinati fino a che appunto erano presenti 5 progetti di legge. Alla presentazione del sesto progetto di legge, i lavori del gruppo sono stati sospesi nonostante tutti fossimo consapevoli che c'era necessità di agire con urgenza, perché la riforma andava in aula il 26 novembre, quindi oggi. Sono stati sospesi per 10 giorni, 10 giorni in cui noi non abbiamo potuto lavorare su questo tema e dopodiché sono stati riaperti a seguito delle dichiarazioni del governatore Maroni, che appoggiava in un certo senso un principio basilare proposto a fine settembre, quindi circa un mese prima dalle dichiarazioni, dal progetto di legge del Movimento 5 Stelle, vale a dire l'azzeramento dei consigli di amministrazione, che fino ad allora nelle sedute di commissione e di gruppo di lavoro non era stato assolutamente considerato né da maggioranza né da opposizione. Ecco, noi abbiamo proposto, crediamo di aver proposto, un modello che ridefiniva radicalmente l'architettura gestionale di Aler, perché non si tratta solo di tagliare le poltrone, anche se queste poltrone erano tante e ingiustificate, parliamo di 130 poltrone per un valore di 3 milioni di euro l'anno, si trattava di abbinare all'azzeramento delle poltrone anche una gestione all'insegna della meritocrazia e della competenza, questa parola che ci piace ripetere sempre, perché poi nessuno di voi ha evidenziato la gravissima e vergognosa criticità di questa riforma, che invece di parlare di meritocrazia e competenza politicizza e mette al servizio dei partiti ancor più di prima, ancor più di quanto determinato e definito dalla legge 27/2009, in quanto, come ben sapete, all'ultima seduta Commissione Quinta, a seguito della presentazione di un emendamento a firma PD, si è legato l'attività del presidente delle Aler alla legislatura regionale. E non solo si è fatto questo, si è pensato bene di legare alla legislatura regionale anche la carica del direttore generale, che detto in parole povere significa che se domani cade la giunta regionale si paralizzano le Aler lombarde, perché cade il presidente ma cade anche il direttore generale, che è una carica tecnica per definizione e che opera per rendere attivi ed esecutivi gli indirizzi e le politiche abitative. Questo è gravissimo, perché questa riforma è stata di nuovo, come purtroppo sospettavamo, un'ennesima spartizione di poltrone e un'ennesima politicizzazione di un ente pubblico. Nel nostro progetto di legge abbinavamo all'azzeramento dei consigli di amministrazione dei collegi dei sindaci un modello già esistente nella vicina regione Veneto, per esempio, che collegio regionale aveva già provveduto ad azzerare i CDA a giugno scorso,
e il modello delle ASL lombarde, mettendo come figura apicale quella dei direttori generali, chiaramente selezionati per competenza e selezionati dai territori, perché sono i territori che questi direttori generali vanno a gestire. Quindi abbiamo proposto un modello inversamente proporzionale a quello della maggioranza, che è un modello che ha uno sguardo verso la paralisi degli enti pubblici e della loro funzionalità rispetto ai cittadini, ma anche del centralismo, perché qui non si sono tutelati affatto i territori. Si è inserito, probabilmente prendendo anche spunto dal nostro progetto di legge che proponeva questo organo, che era la consulta territoriale, ma era un organo studiato per bilanciare i poteri del direttore generale, non per fargli da sponda. Lo si è snaturato completamente. Noi prevedevamo la presenza non solo degli enti locali, ma anche delle rappresentanze sindacali, degli inquilini, dei lavoratori e del terzo settore, perché alle politiche abitative devono poter partecipare tutti i soggetti interessati che finora sono stati esclusi. Qual è stato il parto di questo canovaccio che ci è stato messo sul piatto dopo che i lavori sono ripresi e che noi personalmente non abbiamo condiviso, perché è frutto di un lavoro a porte chiuse della maggioranza? Non sappiamo se la maggioranza abbia informato l'opposizione, non sicuramente il Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo preso atto di un canovaccio che snaturava completamente l'organo della consulta territoriale, che è diventata una consulta di sindaci, pensate colleghi, eletta dal Consiglio regionale, con la garanzia per il PD, che magari sarà anche contento di questo risultato, di poterne eleggere uno su tre. Allora, parliamo sempre di politicizzazione. I sindaci non vanno iscritti in un albo, i sindaci devono essere selezionati sulla base del patrimonio ALER di ciascun territorio e degli alloggi gestiti di ERP. Non ha senso che questo Consiglio regionale si arroghi il diritto anche di nominare le rappresentanze territoriali, e non ha senso una consulta territoriale così fatta, perché non ha poteri. Può esprimere pareri, ma non sono neanche pareri vincolanti, come avevamo chiesto che fossero. Non ha poteri di controllo, non può entrare nel merito del vaglio dei bandi di gara, dei contratti d'appalto, dei controlli delle società partecipate di ALER. E a proposito di società partecipate di ALER, mi piace richiamare un ordine del giorno che abbiamo presentato stamattina per ALER Milano. Perché poi tutti sappiamo che il vero grosso problema è ALER Milano. Un'altra cosa che non è emersa nel dibattito interno fra i gruppi politici, probabilmente si è voluto che non emergesse, è che si è dato la causa di questo debito, di questa voragine di ALER Milano, esclusivamente alla morosità e al tasso di occupazione abusiva. In realtà sappiamo che non è così. Sappiamo che non è così, perché sono stati stanziati da ALER milioni di euro per la società Asset SRL, controllata al 100% da ALER. Sono stati dati 10 milioni di euro in un solo anno per ripianare il debito della partecipata. E allora ci domandiamo: adesso Regione sta erogando 30 milioni di euro di noi cittadini lombardi a tasso zero, con restituzione a 10 anni, per aiutare ALER o per aiutare le speculazioni di ALER, le società partecipate di ALER? Perché questi soldi non vengono investiti come cittadini sperano, in manutenzioni, in ristrutturazioni degli alloggi e delle situazioni di degrado che ci sono arrivate in questi mesi da Bollate, da Rozzano, da Corvetto, da varie aree di Milano. C'era un comitato anche stamattina in presidio sotto, davanti al Pirellone. Vengono utilizzati per fare affari. Quindi, se noi non ripartiamo da qui a ridare a ALER la funzione che ha, la funzione sociale,
rischiamo che questi milioni di euro che vengono erogati, prelevati dalle tasche dei cittadini, quindi un'ennesima tassazione, vadano a coprire dei debiti e non a erogare maggiori servizi alla collettività, che è quello che stiamo chiedendo. Quindi vi invitiamo ad approvare il nostro ordine del giorno, in cui chiederemo peraltro anche la dismissione delle società partecipate. Società partecipate alcune che non si occupano assolutamente di tematiche legate all'edilizia pubblica. Concludo dicendo che abbiamo presentato una serie di emendamenti nel tentativo di arginare i danni evidenti che provocherà questa riforma ai territori e ai cittadini. Speriamo che siano naturalmente accolti, fra cui anche quelli relativi alle indennità, che non sono state calcolate sulla base di tetti massimi, e addirittura per il presidente delle ALER viene proposto la stessa indennità complessiva di un consigliere regionale. Tenendo presente, voi tutti i consiglieri che avete lavorato su questa riforma lo sapete, che l'amministratore unico non ha poteri, perché gli indirizzi li stabilisce la giunta e li esegue il direttore generale, però il presidente, che ha una carica soltanto politica, percepisce lo stipendio di un consigliere, il che vuol dire vanificare tutto il risparmio che si intendeva fare con l'azzeramento dei CDA. Quindi con questo concludo dicendo che purtroppo, a nostro parere, le criticità di questa riforma sono sotto gli occhi di tutti, ahimè se ne accorgeranno presto anche i cittadini, che qui ho visto soltanto una fiera di ipocrisie, e ricordo che è inutile adesso parlare di riforma sostanziale a gennaio, perché signori, voi tutti sapevate che la riforma sostanziale poteva già iniziare a maggio 2013, perché il commissariamento è stato un atto inutile, anche perché avete nominato commissari ex presidenti dei consigli di amministrazione e avete mantenuto in carica quei direttori generali che si sono distinti per una cattiva amministrazione delle ALER. A tutt'oggi non abbiamo nessun dato e nessuna traccia di analisi, di due diligence, soprattutto per l'ALER Milano, relativa al buco di bilancio, quindi non è vero che abbiamo il quadro completo e i dati in mano. Commissariare non è servito a niente, se non per voi a dire ai cittadini che bisognava occuparsi prima delle poltrone. Perché il Movimento 5 Stelle si è opposto sin da subito a maggio alla mozione del commissariamento, come si opporrà adesso a una riforma di legge che è soltanto una farsa e a nostro parere è peggiorativa rispetto alla situazione proposta dalla legge regionale 27/2009.